2, 3. Ciao amici, eccomi qua. Benvenuti in un nuovo video nel nostro daily vlog sul canale YouTube. Un video al giorno per un anno. Oggi ospito con grande onore e grande orgoglio Mattia Losi. Ciao Alex, ciao, tutto bene? Tutto bene, ciao Mattia, finalmente faccio conoscere un altro dei miei cari amici su questo canale. Voglio portarli tutti, lo dico sempre, sarò ripetitivo, ma mi fa un gran piacere. E come vedete, perché non ho fatto intro, perché non volevo spoilerare di che cosa parlavamo e non volevo spoilerare l'ospite, e cercheremo di non spoilerare troppo anche della serie che andiamo a recensire oggi, perché ebbene sì, se ne aveva qualche accorgimento dai cartoni animati anni 80, hanno provato a fare ancora qualche film, qualche riadattamento, ma devo dire, signori, su grande consiglio di questo ragazzo che è qua vicino a me, Mattia Losi, ho guardato tutto d'un fiato la serie che va a presentare il buon Mattia nella recensione di oggi. Assolutamente, quando ho visto questa serie, me l'ha consigliato un mio amico, e allora ho iniziato a vederla e già subito ho capito che sarebbe stata una, cioè che era una figata questa serie. Ho guardato, penso, un due episodi una sera, e la prima cosa che ho fatto, ho preso il telefono, ho mandato un vocale ad Alex e io ho detto: Alex, dobbiamo assolutamente recensire questa serie perché spazio, merita. Precisiamo subito che Lupin, ma non è la storia di Lupin, è una storia ispirata alla storia di Lupin. L'attore Omar Sy lo conosciamo molto bene, l'abbiamo visto già in tantissimi altri film, e non è appunto la storia di Lupin, ma è una storia ispirata praticamente lui. Possiamo fare degli spoiler, credo, no? Sì, dei piccoli spoiler possiamo farli. Allora facciamo una cosa: se avete già visto la serie, andate avanti. Se no, appuntatevi questo video, andatelo a vedere. Ma io vi garantisco, ve lo garantisco io, perché quando Mattia mi ha mandato il vocale, ho detto: ah, 5 puntate. Poi non sono tanto brevi, nel senso, sono quasi di un'ora l'una. Un'ora. E solitamente le serie che sto guardando io, tipo quelle di Disney Plus, sono da mezz'ora. Il Cobra Kai, che abbiamo già recensito, dura mezz'ora. Però vi devo dire, guardate e poi tornate, perché ve lo mangiate in una notte. Ovviamente noi lavoriamo di notte sulle recensioni, però ve lo mangiate in una notte. No, assolutamente, io penso, non mi ricordo se la prima notte, perché poi le guardi di notte, perché inizia la sera ma si fa notte, non mi ricordo se ne ho viste due o tre addirittura, quindi tre ore, cioè ti dico, non l'ho sentite praticamente, perché veramente, poi un po' come avviene in tutte le serie televisive, quando sta per finire l'episodio c'è subito il colpo di scena, quindi sei lì portato al, cavolo, chissà come va avanti. Rimani appeso, che faccio? Vado alla prossima, che faccio? Do un'occhiata, ma no, 5 minuti. Poi Netflix, si possono dire i marchi, vero? Sì, Netflix, certo, ti dice prossimo episodio, dice vabbè, guardiamo questi 5 minuti, e poi non te ne accorgi, passa l'ora e ti guardi l'episodio intero. Vabbè. Ecco Mattia, prima di partire a parlare, dove io posso esserti sicuramente più di aiuto per questa recensione di Lupin in sé, di questa cosa, tu mi hai anticipato che però prende ispirazione da un'altra serie, a quanto pare. Prende ispirazione da un'altra serie, ma non è che prende ispirazione, ho trovato molte analogie con la serie La Casa di Carta, La Casa del Papella, famosissima serie che ha spopolato di... quella è una serie spagnola, questa qua è una serie francese, però sicuramente i nostri followers che hanno visto entrambe le serie troveranno molte analogie, soprattutto nella prima puntata, quando Hassan presenta il piano per entrare al Louvre, e questo è un piccolo spoiler della prima puntata che vi ho detto. Ecco, Hassan, noi lo chiameremo Hassan, sarebbe Lupin, cioè almeno così per Hassan, voi che... Esatto. Il protagonista, parliamoci il per capire, che presenta il piano ai suoi complici, diciamo, e il piano dettagliato, preciso, ti faccio l'esempio, il mettere il collier nel bidone della spazzatura, e il fatto che
sembra che ci sia un colpo di scena, ovvero quando viene perquisito, non so se hai presente, che l'ispettore va a perquisire Hassan e gli dice: vuole perquisirmi? E lì gli becca quello che poi in realtà è una penna, perché è la penna del souvenir. Lì sembra, dici, cacchio, l'ha beccato, è finita tutta la serie qua, già subito, lo arrestano. Invece no, sono delle cose, delle analogie con La casa di carta, il piano perfetto, il colpo di scena, che però lui aveva previsto tutto, molto, molto, molto simile, diciamo. Poi anche nell'effetto scenico di molte scene ci sono molte analogie. Nel corso della serie è facile notarle. Ecco, io vi parlo un attimo dall'occhio di quello che l'ha visto davvero da pochi giorni. Posso dire questo: comincia la prima puntata, come vi ha accennato Mattia, e c'è questo, il protagonista Hassan ha tutta una sua storia, ma questa la dovete scoprire, e ha un credo che gli è stato tramandato dal papà, e appunto tramite i romanzi di Lupin. La cosa interessante è che quando tutto sembra andare in un certo modo, credetemi che fa tutto parte di un certo filo conduttore, e soprattutto quello che ti rimane, se sei molto attento quando guardi queste serie, quello che ti rimane è che ci sono dei time lapse, chiamiamoli così, dei viaggi nel tempo all'indietro, ma te ne accorgi perché sono scanditi da un effetto sonoro molto preciso, e ti rendi conto guardando queste cose che quando c'è quell'effetto o vai indietro o vai in avanti nel tempo. È molto ben strutturato, e ti fa appassionare. Io credo che dopo i primi 20 minuti cominci ad appassionarti, perché non è la storia, come diceva appunto Mattia, di Lupin in sé, ma è un romanzare i libri di Lupin su una serie che, devo dire, portata proprio ai giorni nostri, con le problematiche dei giorni nostri. Esatto, ma tu pensa che io, quando ho iniziato a vedere questa serie, ero convinto di vedere la storia di Lupin. Certo. Di Lupin vero. Poi non ti nego che mi aspettavo Jigen, Margot e Zenigata. Assolutamente, anche io. Poi, perché io sono stato, penso, uno dei primi a vederlo, perché mi è apparsa subito nella copertina, poi me ne aveva parlato un mio amico che l'aveva appena iniziata anche lui. Però non mi ha spoilerato, non mi ha spiegato bene, mi ha detto guardala perché è una figata. Ho iniziato a guardarla ed ero convinto di trovarmi appunto Margot, Jigen e tutti, però certo. Invece mi sono trovato il Louvre e altre cose che ben poco c'entravano, però vabbè. Sì, la cosa particolare è che hai pienamente ragione, che più mi girano le tue parole in testa più è vero. È ispirata, ma non è Lupin. Infatti lui praticamente lavora, diciamo così, da solo, anche se puntini puntini, e più che avere dei compari a gente che lo aiuta ad andare avanti. Ma sappiate che dietro tutto questo, e non andiamo tanto oltre, c'è una missione poi che viene fuori durante, diciamo, le 5 puntate. Diciamo, è un po' una, non so se definirla una sete di vendetta o di giustizia che ha lui. È nel mezzo, sta nel mezzo forse. Esatto, sta un po'. Diciamo che lui, allora, c'è il piano perfetto, stile Casa di Carta, come abbiamo detto prima, sì. Però ci sono anche delle pecche. Ti faccio un esempio, vabbè. Lo spoileriamo questo qua. Se vai, spoiler alert! Tappatevi le orecchie un attimo. Quando interroga lui, l'ispettore Dumont, che gli dice: dimmi che cosa hai fatto a mio padre, che cosa è successo a mio padre. E quello l'ispettore è stato... cosa gli dice? Hassan lo riconosce. Lo riconosce e capisce subito. E lì è una pecca del protagonista, è una pecca perché si fa peccare sostanzialmente, anche se poi è molto molto bravo, esce allo scoperto con l'ispettore Dumont, ma riesce a ricattarlo addirittura col deepfake, che sì, ecco, è estremamente attuale, perché quello è davvero fantastico, il deepfake. E per quello che vi dico, è riportato ai giorni nostri, perché guardate che rielaborare, a parte che i romanzi Edgar Allan Poe e tanti altri dell'Ottocento e fischia, riportati oggi, ovvio che magari erano meno paurosi o meno elaborati, però come vedete si prestano a qualsiasi
tempo, spazio, tempo, qualsiasi cosa. Infatti questa cosa del deepfake è usata proprio benissimo. Sì, diciamo che è ambientato nel 2021, nel 2020-2021, ti direi quasi nel 2025, perché quel deepfake è fatto benissimo, sembra quasi ambientato nel futuro. ed è un argomento di cui se ne parla moltissimo per ora, il deepfake. E lui è già avanti. Poi Alexa, che c'è il Alexa, il quello che risponde alle domande per farci capire. La domotica di casa, esatto, dove lui riesce a entrare dentro Alexa dell'ispettore Dumont e lo va a inquietare. Poi ecco, quella penso che sia una delle scene che mi ha divertito di più, quando l'ispettore Dumont trova tutte le telecamere dentro la casa. Allora mi sa che mi conviene, prima dell'intro del canale, avvisare chi ci segue che ci potrebbero essere degli spoiler in questo video, secondo me, se no ci becchiamo. Però ci sta, è giusto, perché è difficile non farli, ma sai perché? È talmente bello, Mattia, hai fatto bene, io lo dico qua, grazie che mi hai consigliato di vederlo. Se posso trovare, tanto io sai che ti apro la pista, poi sei tu il recensitore questa settimana, se posso trovare una pecca anch'io, mannaggia la quinta puntata come finisce, che ti lasciano lì e devi aspettare non so quanto per capire. Aspetta, perché anche qui volevo dirtelo, un'altra analogia con la casa di carta. Perché anche la casa di carta si è chiusa con un colpo di scena. L'ultima stagione, non lo diciamo assolutamente, perché già andiamo a spoilerarne una, figurati se ne spoileremo due, qua ci ammazzano. No, anche la casa di carta si è chiusa con un colpo di scena molto molto simile, dove dici, e adesso cosa succede, adesso è successo questo, ed è la stessa cosa di Lupin, e quindi anche qua c'è un'analogia, una similitudine. Ho fatto caso adesso, in realtà, su questa. Poi sappiate che anche Lupin, Hassan, quello che sia, utilizza molto bene la tecnologia. Ovviamente rimanete sempre con la testa che è una serie televisiva, alcune cose davvero, anche organizzandole nel migliore dei modi, praticamente rimane quasi impossibile farle, anche con le ricerche che ci sono oggi sul web in alcune cose, tipo quando mette in vendita, propone i 200 euro famosi per portare un pacco da una parte all'altra, figurati se non ti tracciano. Vero, se non ti tracciano, quel case, che poi è stato un colpo al cuore vedere quel case, che noi solitamente ci trasportiamo le teste mobili o altre cose, è stato un colpo. Anche lì però c'è una bella sorpresa inaspettata su tutto il resto del discorso. Però lì mi è venuto in mente, va bene quel colpo di scena in municipio, ma l'attrezzatura sua... quando è che l'ha smontata e l'ha portata via? Quella c'era il commissario era lì, cioè ci sta, per carità, ci sta. È tutto organizzato nei minimi dettagli, lui ha organizzato questo piano nei minimi dettagli, quindi era... Allora, sicuramente lui ha anche, il protagonista ha anche una capacità di reagire al problema. Sì. Quindi nel momento in cui si trova davanti una soluzione a un problema, a un imprevisto, riesce sempre a cavarsela, diciamo, cerca di trovare la soluzione che fa meno danni, diciamo. Un'altra scena che mi è piaciuta, di cui volevo, ce l'hai presente quella dei rider? Quella lì è la scena più bella, sai che ti volevo dire, non sto scherzando, stavo per dire finito tu che parlassi. Ho scoperto, come si dice, qualcuno ha detto Just It in francese. Quella lì è la scena bellissima, perché come Lupin, perché Lupin era abile nei travestimenti, dal momento che lui prende ispirazione da Lupin, anche lui è abile nei travestimenti. Vabbè, prima lo vediamo in versione imprenditore, ecco, quando tarocca Wikipedia, cioè fenomenale. Lì che all'asta, poi del rider che vanno per prenderlo, i poliziotti vanno per catturarlo e si trovano 50 rider tutti vestiti uguali d'arancione. Mo qual era quello giusto? Poi avevano tutti lo scaldacollo, quindi non li riconoscevi neanche in faccia. È pazzesco. Sì, è fantastico. Anche abile con la tecnologia, anche a taroccare Wikipedia.
Ecco, io voglio scoprire di che modello è la sua poltrona del suo studio, perché ne voglio una per lo studio mio, assolutamente, perché quella poltrona che ha è davvero bellissima. Possiamo Non vi scrivere. parliamo di due dettagli, perché sennò davvero facciamo prima a raccontarvi ogni puntata, e meno male che era un po' che l'avevi visto, Matti, perché ti ricordi tutto benissimo. Non vi Beh, sì. spoileriamo nulla sulla giornalista e sul suo cane, lì dovete andare proprio a capire, perché poi anche lì c'è una cosa molto simpatica del cane, Aspetta, però giusto che ve l'andate a dillo il vedere. nome che baia. Dici il nome e baia, occhio. Sì, è fantastico. Allora, niente, questo è un po' il riassunto, è un po' la recensione, davvero meritevole di essere visto. Se l'avete già visto, avete apprezzato che abbiamo Allora, guardato tutti i diciamo dettagli. che secondo me, Alex, il 90%, anzi 90, azzardo, 95% dei nostri follower sicuramente l'ha già visto. Perché è una serie che è uscita, è schizzata subito al primo posto ed è rimasta al primo posto per tantissimo tempo. Quindi io credo che ormai, cioè, noi abbiamo cercato di fare meno spoiler possibile, insomma, ne abbiamo fatti poi alla fine, però ma leggermente. è impossibile perché ti appassiona, c'è poco da fare, ti Però appassiona. guarda che l'hanno vista, cioè penso l'abbiano vista davvero in tanti Sì. ormai. Ha già fatto il giro di boa, sono più quelli che l'hanno vista che quelli che non l'hanno vista, Sì, quindi quindi possiamo permetterci. Pellegrini, comunque, detto eccolo, questo. abbaia, abbaia. Allora, Matti, grazie, ma Allora, prima di attenzione salutare, perché ma ci sarà secondo te uno spin-off? Allora, volevo dirti che è notizia di questi giorni che dovrebbe uscire invece il seguito. Dovrebbe uscire la parte 2, e non si sa se ad aprile o a settembre, perché le riprese sono state interrotte a causa Covid, poi sono state anticipate, dovevano finirle a ottobre, poi hanno previsto la seconda ondata e quindi le hanno spostate a luglio. Mi pare aver capito. Quindi la maggior parte della serie l'hanno già girata. Molto bene. Quindi staremo a vedere. Quindi ci Staremo a rivedremo vedere. sicuramente con Mattia alla prossima recensione di una serie TV. No, sicuramente sarà la parte 2 di Lupin anche. Ma anche prima, dai, perché sennò non ti posso Sì, far no, no, tornare no, beh, sicuramente indietro. la parte 2 di Lupin la dobbiamo fare, però poi Assolutamente. troveremo qualcos'altro anche. Dovesse anche qua, prendo parola anche con voi iscritti, dovesse uscire anche nel 2022, non vuol dire che nel 2022 non escono più video su questo canale, ovvio che non li farò magari tutti i giorni, il progetto cambierà, stiamo già pensando cosa fare, faremo video ma magari in un certo altro modo, ma la recensione, se dovesse uscire nel 2022 di Lupin, la facciamo, parola. No, secondo me uscirà molto prima. Sì, no, però bisogna sempre prendere parole con i nostri follower, perché sennò, giustamente. Secondo me Arinai, che lo dico di nuovo, faccio di nuovo il paragone, un po' stile Casa di Carta, che alla fine doveva essere una, ha avuto successo, cioè doveva essere parte 1 e parte 2, poi ha avuto successo, hanno fatto la 3, la 4, la 5, secondo me sarà uguale, perché visto il successo andranno avanti a farlo. Noi ce l'auguriamo. Grazie Mattia Poi Alosi per questa recensione di grazie Lupin. Alex, ciao a tutti i follower e niente, ci vediamo Alla al prossimo prossima! video. Ciao a tutti e grazie! Ciao! Mano sulla cam! Ciao! Ciao!